benvenuti nel Future Lab del Savoia Bene in Casa, il laboratorio del futuro della nostra scuola, che è nato grazie ad un importante finanziamento ministeriale dedicato alle scuole polo per la diffusione del Piano Nazionale Scuola Digitale. È uno spazio bello, è uno spazio che abbiamo reinterpretato e reso vitale. Era uno spazio prima inutilizzato, il grande foyer di un'aula magna che solitamente era un luogo di passaggio e che abbiamo invece analizzato ed immaginato secondo quelli che sono i principi pedagogici ai quali il nostro istituto si ispira: l'apprendimento di competenze, la comprensione profonda e l'apprendimento attivo. Quella che è stata la nostra idea di fondo è stata tradotta in realtà dall'architetto Carlo Antonelli dell'Accademia Poli Arte Design di Ancona. È stata una bellissima partnership questa, che ha unito due realtà eccellenti del territorio, le ha fatte dialogare, le ha fatte progettare insieme e le ha fatte anche un po' sognare. Mi trovo in questo momento in una scalinata che l'architetto Antonelli ha rivestito in legno naturale, interpretando il nostro suggerimento che arriva dalle suggestioni delle scuole del Nord Europa, delle scuole finlandesi, che ci hanno insegnato molto bene come una scalinata possa essere trasformata in una gradinata per uno spazio anfiteatro, uno spazio agorà. L'altra suggestione importante che l'architetto ha tradotto in pratica è la suggestione della trasparenza, la trasparenza delle pareti che noi abbiamo amato e conosciuto all'MIT di Boston e che ha un significato molto particolare. Le pareti sono trasparenti perché tutto quello che avviene all'interno dei laboratori, che sono spazi di ricerca e sono spazi di costruzione, deve essere visibile all'esterno. La conoscenza e l'innovazione sono qualche cosa che deve essere messa a disposizione di tutti, sono un bene comune. Tutti gli ambienti rispettano non soltanto la realizzazione dei contenuti, lo sviluppo delle metodologie, l'esercizio, l'elaborazione, l'attività di laboratorio, rispettano una cosa fondamentale, che è quello di rendere attivo il processo di apprendimento degli studenti. Il Piano Nazionale Scuola Digitale sottolinea l'importanza di offrire agli studenti percorsi di robotica e making. Questa opportunità è stata richiamata, sottolineata anche giusto due giorni fa dal Ministro dell'Istruzione, che ha detto che è utile mettere un Fab Lab in ogni scuola. Qual è l'obiettivo? Quello di favorire innanzitutto la didattica delle discipline STEM, ma in generale possiamo dire la didattica per competenze, ma anche stimolare la creatività e lo spirito d'iniziativa dei ragazzi. Vedete uno spazio pieno di colori, vedete uno spazio pieno di elementi flessibili, perché la parola d'ordine per spazi funzionali di questo tipo è proprio la flessibilità. Banchi mobili, sedie con rotelle monoposto, vedrete un Fab Lab vero e proprio per l'artigianato digitale e uno spazio dedicato all'apprendimento immersivo attraverso la realtà virtuale. Spazio che sarà non solo dedicato alla fruizione di contenuti, ma sarà anche dedicato alla ricerca e alla produzione di contenuti in realtà virtuale e realtà aumentata, grazie alla partnership con l'Università Politecnica delle Marche. La tecnologia si mette al servizio della didattica. La robotica e il making aiutano a sviluppare le capacità di problem solving, il pensiero computazionale, perché costringono i ragazzi ad affrontare un problema, a risolverlo, a lavorare insieme, ad aiutarsi.
particolare accenno all'area dei contenuti, una stanzetta a parte che è stata realizzata in questo ambiente. Le tecnologie che sono state sistemate permettono di creare contenuti audio, contenuti video, utilizzando il green screen, per esempio, utilizzando microfoni e mixer audio per le riprese audio. Questo ambiente verrà usato per la creazione dei podcast della nostra web radio, ma anche i contenuti digitali che potremo usare in futuro nella Flipped Classroom, per esempio, o nel metodo Tille che utilizziamo in modo frequente e, insomma, distribuito. La tecnologia ha ed avrà un ruolo sempre più importante nella società moderna. Il nostro scopo però è quello di migliorare le capacità logiche, il nostro scopo è quello di formare la mente dei ragazzi. Quindi quando abbiamo a disposizione un ambiente e gli strumenti del nostro Future Lab, il nostro obiettivo, dobbiamo sempre ricordarci che non è imparare ad usare, ma usare per imparare. Il Future Lab non è proprietà della nostra scuola, è proprietà del territorio, della città prima di tutto, poi naturalmente anche della regione, è proprietà di tutte le scuole della regione Marche, perché nasce con una finalità ben precisa, che è quella di ospitare, ove possibile sempre, una formazione di alto livello destinata agli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della nostra regione su temi di alto livello, naturalmente, come coding, robotica, sviluppo di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata, sviluppo delle discipline STEM, creatività digitale e arte, ed è quindi una creatura pubblica e speriamo che sia il più possibile frequentata, perché intendiamo tenerla aperta il massimo e quindi dare anche la possibilità ai bambini della città di venire a lavorare qui nel nostro laboratorio di pomeriggio, così come se fosse un bellissimo spazio di incontro dove si può stare insieme, si possono anche imparare cose divertenti e utili per il futuro. Bellissimo, si chiama Future Lab Lorenzo Farinelli. Tutti in questa città conoscono questo nome, ma lo conoscono anche molti italiani, perché lo scorso anno la storia di Lorenzo Farinelli ha commosso tutto il paese. Lorenzo era un medico ed era anche un artista ed era anche un alunno di questa scuola. Ci ha lasciato un messaggio profondo di vita, di desiderio di vivere, ed è per questo che noi abbiamo voluto eternare il suo messaggio, lasciarlo vivo dentro questo laboratorio, avere sempre chiara in mente l'immagine di un giovane che la ricerca avrebbe potuto salvare, e quindi affinché l'educazione alla ricerca, alla creatività e alla scienza possano in futuro aiutare tutte le persone che, come Lorenzo, avrebbero voluto vivere.